Salve amici! Contro dolori articolari, muscolari, artrosi ed artrite non compro il Voltaren, ma uso l'antico rimedio naturale, tratto dal ricettario di famiglia a base di semplice rosmarino. Con questo video tutorial vi svelo la ricetta. Raccolgo alcuni rametti in giardino e li lavo accuratamente. Asciugo aiutandomi con uno strofinaccio da cucina in cotone. Estraggo gli aghi e metto in un vasetto di vetro, ben sterilizzato prima. Non c'è bisogno di menzionare la quantità esatta, perché è a discrezione e a fabbisogno. Con i miei pochi rametti raccolti in giardino ho riempito un tre quarti del mio vasetto, guardate. Con alcol a 96 gradi ricopro gli aghi. Fino ad un dito sopra. Chiudo con coperchio ermetico e lascio macerare per 8 giorni, non di più, in un luogo fresco e buio. Siccome mi dimentico facilmente, etichetto la data di preparazione. Dopo la macerazione ecco il nostro preparato. Mi munisco di una bottiglietta e con l'aiuto di un imbuto e colino travaso il mio preparato, non lasciando nemmeno un goccio, perché è talmente prezioso per me e i miei cari. Chiudo la bottiglietta ed ecco pronto il mio antidolorifico naturale. Etichetto e vado a riporre in un luogo fresco e buio. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. A fabbisogno cospargo il liquido in ovatta e spargo lì dove fa male: polso, braccia, spalla, gomito, mano, anca, ginocchio, caviglia, piede. Praticamente lì dove si presentano questi dolori articolari, muscolari, artrosi ed artrite. Mio marito poi soffre di cervicale e io vado a spalmare questo preparato ogni qualvolta lui manifesta il dolore. E credetemi, i dolori vanno via ogni qualvolta si manifestano. Grazie amici per aver ricordato il video. Ciao, alla prossima!